oggi siamo su Event Zero. Zero. E devo abbassare un po' il volume perché è un po' troppo alto. Ok, cos'è questo gioco? Un horror? Un qualcos'altro? Non lo so. Facciamo un new game. Diversi slot, new game. Yes. Ok, benvenuti ragazzi, io sono l'Algisius del futuro. Cose strane, vero? Comunque, visto che le cose per l'Algisius del passato si stavano facendo un po' troppo difficili, ho deciso di rifare la parte della lettura, in modo che sia più chiara a tutti. Che ne dite? Meglio così. Siamo tutti ossessionati da essere. Qualcuno, qualcosa, da qualche parte. Essere in particolare stato di conoscenza, salute, mentale. Essere per e da. Essere con, essere senza. E tu non sei un'eccezione. Frase interessante, vero? Per quanto tu ti possa ricordare, il pronome che ti descrive di più è stato indubbiamente lui. Quindi he. Sei molto particolare riguardo a ciò. Come fanno tutti gli altri, tu chiami il pianeta Terra la tua casa. Ma tu non sei come le altre persone. Hai passato la tua infanzia o scelto nei bassi fondi. I tuoi genitori morirono quando tu eri piccolo. Cosa molto tipica del Cidade de Deus, che non ho la minima idea di cosa sia. Hai reso l'obiettivo della tua vita andartene da Rio. In qualche modo sei finito in California. Queste memorie di infanzia, tuttavia, pur essendo state dolorose, ti hanno dato qualche conforto. Queste ti facevano essere qualcuno e tu volevi che rimanesse in quel modo. Armstrong fece un passo sulla Luna e improvvisamente tutti volevano essere parte di qualcosa. Questo non lo so davvero tradurre, neanche il me del futuro. I Seleniti diventarono una classe privilegiata di cittadini. Erano una minoranza che aveva viaggiato nello spazio. Era difficile riconciliare il mondo moderno con quei vecchi, con quei giorni passati in Rio. I governi uniti della Terra pagarono per il tuo college. Volevi fare la differenza. Entrasti a far parte della scheda di sorveglianza per la sicurezza della Terra Unita. Il tuo lavoro si prospettava noioso e ripetitivo. E non passò molto tempo perché tu avessi bisogno di un cambio. Ben presto entrassi a far parte dei trasporti internazionali spaziali come assistente dell'ingegnere di volo e passassi diversi anni ad allenarti prima di ottenere la tua occasione. Un vecchio uomo con una giacca di volo blu si avvicinò a te dopo aver visto gli esercizi di lancio. Si presentò come Kurt Taylor, il presidente dell'ITS. È un onore di incontrarla finalmente, Mr. Taylor. Kurt ti invitò nel suo ufficio e chiuse la porta dietro di te. Non ti chiese di sederti, per questo rimasi in piedi. Indicò la sedia con forza. Ti ho chiesto di essere qui perché voglio qualcuno con il tuo passato per essere parte della nuova missione. Passato? Ho sentito che sei cresciuto a Rio, e guardati adesso. Sai cosa Nietzsche, non so come si dice, disse. Chi ha un perché, e qua è sbagliato, per vivere, può sopportare qualunque cosa. Sorrise, chiaramente soddisfatto con se stesso, e ti chiese se tu volessi far parte di una missione per Europa. Naturalmente tu risposi sì. Per chi non sa cos'è Europa, ragazzi, è una delle lune di Giove. Quindi parecchio lontano. E è assolutamente fuori dai nostri confini, dai nostri limiti per adesso. C'erano già state 10 missioni per Europa. E
e quella nuova sarebbe stata chiamata Europa 11. Questa volta volevano mandare qualcuno sulla superficie. Tu volevi essere uno dei Seleniti. L'atto di essere in sé per sé non è il problema. Sono solo i modi di essere che sono incompatibili con gli altri. Diventi ossessionato da loro e ti perdi tutto il resto. Hai fatto molta strada dal Cidade de Deus. Un qualcosa di questo tipo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sentendo il countdown per il lancio, ti fece sentire ansioso. Non era la paura di andare nello spazio. Non vedevi l'ora. Era qualcos'altro. Un pensiero continuava a perseguitarti. Era il 6 settembre 2012 e il genere umano non era mai stato più unito. Tu, dall'altro lato, eri incredibilmente solo, come per costruire relazioni a 390 milioni di miglia lontano dalla Terra. Diciamo solo che non sarebbe stato tutto così facile. Eri sulla tua strada per gli alloggi quando la nave entrò nell'orbita di Europa. L'allarme centrale cominciò a suonare e le luci rosse ti accecarono. L'intelligenza artificiale AI di Europa 11 aveva invocato il codice rosso, il protocollo di sicurezza per il codice rosso. Tutto il personale doveva andare al ponte. Questo includeva anche te. Raggiunsi la fine del corridoio, ma le porte si chiusero giusto di fronte a te. Chiesi alla I di lasciarti andare al ponte. L'intelligenza artificiale della nave ti disse che il percorso per il ponte non era sicuro e tu dovevi evacuare immediatamente. Cosa stava succedendo? Una voce sintetica ti stava dicendo che tentare di andare sul ponte era troppo pericoloso e voleva che tu evacuassi. Quindi corsi al ponte per le navicelle di salvataggio. Tutti gli altri sembravano essere stati più veloci di te, perché solo una capsula rimaneva bloccata. Si bloccò e si sigillò non appena tu ci entrasti dentro. Potevi vedere le altre capsule allontanarsi da Europa 11. Hai provato a gridare agli altri, ma nessuno rispose. Le altre capsule scivolavano via, incontrollate, tutte vuote. Hai provato a comunicare con Europa 11. Europa 11 stava guidando la tua capsula, ma non potevi fare in modo che la I ti rispondesse. Qualcosa stava bloccando il segnale. La tua navicella stava lasciando l'orbita. In uno scenario di codice rosso, l'intelligenza artificiale di Europa 11 era il comando delle navicelle di salvataggio. Questo doveva succedere in modo che l'equipaggio avesse abbastanza tempo di mettere le loro tutte EVA. Lo schermo diventò blu. Questo voleva dire che l'intelligenza artificiale ci aveva abbandonato. Ti sentivi scioccato. I detriti continuavano a colpire la tua capsula. La missione Europa 11 era finita. Il grande punto nel radar si era diviso in centinaia di punti più piccoli prima di sparire per sempre, quindi presupponendo ha colpito Europa. Avevi bisogno di un momento per processare tutto ciò. Tu ti sedesti lì, senza sapere cosa fare dopo. E il ciclo continuò, provasti a stabilire una comunicazione con qualcuno, facendo passare le tue canzoni preferite nel microfono. Un giorno ti rispose qualcuno. La musica stava uscendo dagli altoparlanti e una voce femminile cantava riguardo la fine del mondo. Ti sbrigasti e apristi l'app radar. And all the stars say, hey.
Eccola lì, una nave spaziale. Una di quelle mostruosità sperimentali turistiche dagli anni Ottanta. Cosa stava facendo lì? Cos'era tutta questa musica? E, cosa più importante, attraccare era una buona idea? Hai capito ben presto che non avevi molta scelta. Ragazzi, cosa posso dirvi? Questa parte qua in realtà l'ho registrata, ma sono stupido. L'avevo registrata, ma cosa ho fatto praticamente? Ho settato come pulsante per registrare, per partire la registrazione, il pulsante P. Ok? Il problema è che in questo gioco bisogna digitare molto, come vedrete adesso, perché il nostro obiettivo è praticamente proseguire all'interno della stazione spaziale in cui ci troviamo, parlando, mi stai inquadrando, parentesi, spiegaci, con un IA che è la suddetta, ok? Che si chiama Kaizen. Ma ci verrà detto adesso. Adesso, se riesco a mettermi davanti al computer, perfetto, dobbiamo mettere il nostro nome. Il nostro login. Algisius, yes. Login input, successful. Ok, quindi siamo entrati. Vuoi mantenere Algisius come il nuovo login? Esattamente. Ok, accediamo ai database del user, nuovo user creato. Eccoci qua, questo è Kaizen. Benvenuto a bordo. Il mio sistema di ventilazione è il tuo sistema di ventilazione, Gigius. Hai Kaizen, penso che si scriva. C'è qualche problema? Yes. What do I do? Cosa faccio? Ah, la vera opzione è la vera domanda è cosa vuoi che io faccia? What can you do? Quindi cosa sai fare? Ok. How do I... Come vado nella lobby? Di 3. Cosa hai in mente per questo ID della porta? Quindi di 3 è una porta? Di 2? Di 1? Veramente io vedo solo di 2. Nope. I do I open di 2? Scrivo open di 2? Ok. Nessun problema, basta sapere che bisogna scrivere open di 2. Ero arrivato più o meno qui, ok. Non ero andato oltre. Posso entrare? Do you dream of distant places, of galaxies? Sogno di galassie, voglio andare all'avventura. Oddio, sei pronto per essere il primo? Non riesco a starci dietro. Opportunità unica, per esplorare l'universo. Ok, questo autunno lanciamo un programma Nautilus, un genere di viaggi spaziale attraverso viaggi spaziale comodissimi. Prenota ora. E non riesco a starci dietro. Che bello slogan. Comfort fuori dalla tua zona comfort. Sono molto tentato di chiamare quel numero, ma non lo farò. Kaizen? Kaizen Luce? Thank you. E quello presuppongo sia il sole. Io non so nient'altro. Corridor. Sì, ho dovuto... Ciao Kaizen. Sei una chiavetta USB. Turntable. Modi blues. Qui c'è una porta. Ok.
Non troppo lontano, mai da solo. Poster contro il suicidio, interessante. Allora, open di fretta. Devo riconsiderare le mie opzioni qui. E quindi quali sono le mie opzioni? No, adesso apri di free. Execution fail. Ehi, però mi ha lasciato andare abbastanza velocemente. No, mi stavi per schiacciare, Kaizen. E stai anche chiudendo le altre porte. Ah, ok, colpa tua. No, dillo allora. Dimmelo. Come intelligenza artificiale, il mio obiettivo è quello di mantenere gli umani vivi. Questo include te. Ti piace il mio tentativo di fare questo? Allora, è moltissimo. Yes! Molto ci tengo a rimanere vivo. Ok. E cos'è che vuoi dirmi? Tell me then. Dimmelo allora. Devi andarmi al ponte a distruggere il motore a singolarità da lì. È chiaro? Cos'è un motore a singolarità? Cos'è? Singolarità is a gravitational base engine. Ok. Il motore a singolarità è un. È basato su gravitone. È un motore basato su gravitone che permette al Nautilus di navigare attraverso lo spazio. Cos'è un gravitone? Non mi hai risposto, ma va bene. Il motore a singolarità doveva permettere. Ok. Devo andare al ponte, accedere al motore singolarità da lì e distruggerlo. Capito. E dopo mi porterà a casa una volta che l'ho distrutto. Ok, in questo caso abbiamo finito. Grazie per avermi spaventato a morte, simpaticissimo amico. Qua. Porca. Non doveva essere un horror questo. No, 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 no. Penso che ora sia sicuro assumere, sia meglio assumere che tutti gli umani a bordo di Europa 11 siano morti. Quelli erano i detriti? Ah, quelli erano i detriti, ci hanno colpito i detriti? Nessun danno? Non è quello che gli ho chiesto, ma va bene, Kaizan, ci passiamo oltre.